Daniele Capezzone è qui, che dovevi dire, Daniele? Dimmi. Buonasera, buonasera. Io ho un appello per l'avvocato Spina. Ah, la prego, avvocato Spina, io sono totalmente solidale con Marco Violi e con lei, naturalmente, però io volevo metterla in guardia. Se ha un poco di fiducia in me, per intuito politico-giornalistico, il vostro problema non è Mussolini, il vostro problema è Parenzo. Adesso le spiego. Parenzo, da giorni e ancora due minuti fa, vi sta cercando di far querelare Elon Musk. Cioè sta prendendo Marco Violi per prendendo Marco tutto, Violi, esatto, e farlo salire sul ring contro Tyson al grido di non fa male. Avvocato Spina, io voglio dirle, avvocato Spina, il momento è delicato, mi segua. Adesso mi segua all'attacco anche di Libero, mi segua, avvocato Spina, non si faccia distrarre, mi segua. Lei ha presente un caposaldo del cinema degli ultimi 20 anni, Troppo forte, di Carlo Verdone, in cui c'è il povero Oscar Pettinari, un bullo di periferia, che incontra un avvocato, questo sarebbe Parenzo, Gian Giacomo Pignacorelli in Selci, che gli dice: guarda, per togliere i soldi al ricco americano buttate sotto la macchina. Quello se butta sotto la macchina gli asportano la milza, è convinto di avere un risarcimento. Dopodiché va a bussare all'avvocato Parenzo, esce fuori che era un pazzo totale, che faceva il ballerino, l'otorino, la ringoiatra, cioè, lei stia attento. Non è Mussolini, è Parenzo. Avvocato, della simpatia che avete tutti quanti. Scusi un attimo, prendo in mano la situazione. Capezzone, che cosa hai da dire, Daniele, invece a Mussolini, che è ancora in collegamento da Montenegro su una barca e che prende per il culo costantemente il signor Violi, il quale Violi è incazzato nero? Ancora una volta, tra Mussolini e Parenzo, ha ragione Mussolini e ha torto Parenzo. Nel senso che Mussolini con questa operazione è finito su tutti i network di tutto il mondo. Parenzo non supera il raccordo anulare sulla vicenda, ma meno male, sulla vicenda in sé. Ma sulla vicenda in sé, anche al Libero, sulla vicenda, anche al Libero, sulla vicenda in sé, come la Zanzara insegna, ai media non crede più nessuno, quindi una cazzata in più, una cazzata in meno, che problema c'è? Se quello è incazzato nero, quello ha Marco Violi deve preoccuparsi di Parenzo, non di Mussolini. Mussolini fa danni dentro il raccordo anulare, Parenzo lo porta a schiantarsi contro Elon Musk, è chiaro, no? Mussolini, quella notizia di Violi è finita sui giornali americani, ma ci rendiamo conto, Mussolini, ma è una cosa di una gravità inaudita. Mussolini, all'attacco, Peppe. Washington Post, New York, tutti i giornali, Mussolini, di Trumpiani, all'attacco. Tu ti rendi conto, tu ti rendi conto che siccome una volta hai definito Mark Violets l'assassino di l'attentatore di Trump, un'altra volta Marek Albiol, tu capisci che la famiglia Violi, lui, la sorella, per quanto possono aver usato ogni tanto, potranno pure essere cazzati, sì o no? E con lui l'avvocato. No, Giuseppe, non metto in dubbio, infatti, per quanto riguarda questo il tema, Marek Albiol, sono stato anche querelato e denunciato, ma ancora nulla, come io, come molti altri, diciamo, per aver anche retweetato il post, diffuso la notizia, eccetera. E quindi non so cosa dirti, insomma, l'avvocato continua a trincerarsi dietro questa storia. Ma al di là delle questioni legali, al di là delle questioni legali, dimmi. Uno come te che fa l'imprenditore, adesso non so che fai, il consulente digitale, stai in Montenegro in barca, sarai anche tifoso dalla Roma, quando ti rendi conto che uno sbrocca, per carità, io ogni tanto ci ho sguazzato pure io sulle persone che sbroccano, per carità di Dio, però se qualcuno dopo anni e anni perde la testa di fronte al fatto che lo mettete al pubblico ludibrio, lo prendete per il culo, uno dice: a un certo punto, senti, passiamo ad altro. Il problema non è Mourinho, il problema è Elon Musk, ragazzi. Non è Mussolini, Elon Musk è il tema. Mussolini, ti sei pentito o no? Ti penti o no? Assolutamente, l'ho detto anche all'inizio della trasmissione. No, non si pente, benissimo. Avvocato, che vogliamo fare? Sì, assolutamente sì. Ma come sì o no? Ti penti o non ti penti? Di che no, ti sei ho detto assolutamente sì, l'ho di detto anche all'inizio della trasmissione. Ma di che ti sei pentito? Ma qua casca tutto, ma come, come si pente? Dopo 30 minuti c'è sta rompi coglioni, si pente, scusi. Diciamo, ma che siamo impazziti, scusi. Ma lei deve essere impunito per definizione, no? Lei deve dire, ha presente il Don Giovanni di Mozart, quello che fa la statua del commendatore Parenzo, fa pentiti, cangia vita.
è quello. No, no, che io non mi pento. Lei, cioè, deve ti dire sei no. pentito di cosa? Di aver fatto questo tweet? Oppure di l'ego mica dipende da te? Che cazzo vuol dire? Ti sei pentito di aver messo in mezzo ancora una volta uno che non c'entra un cazzo con Trump, facendolo andare su tutte le televisioni americane, su tutte le televisioni mondiali? Oppure continuerai e non te ne frega un cazzo? Questa è la domanda che vuole sapere il web. Questa è la domanda che vuole sapere, la risposta che vuole avere tutto il mondo. Sì o no? Sì. Sì. Siamo in presenza continuerà. Sì, si pente, ma continuerà. Il democristiano Mussolini, incredibile. Fermi tutti, grazie. Ultimo aggiornamento da casa Violi, comunicato dalla sorella che si chiama Maria Paola Violi. È di me che deve aver paura Mussolini, non di Marco che è un buono, ma io lo voglio vedere disintegrato in tribunale, signora Maria Pia Violi. Mi pare che la situazione sia piuttosto esasperata. Io dico, cari amici, l'obiettivo è sbagliato, non è Mourinho, Mussolini, come cazzo si chiama, è Mussolini, vero? Ragazzi, è Elon Musk e i giornali della destra repubblicana americana. Il vero obiettivo è quello. Violi, Elon Musk è il follow the money. Violi, dia retta a me, lei già è gravemente contuso, comparenzo, finisce orizzontale. Io mi offro per una consulenza gratuita. È spacciato, ufficio legale. Violi. Metto a disposizione il mio ufficio legale per fare un culo così al signor Musk. Un culo così. Totò contro maciste. Allora, voglio sentire però, prima di mandarlo via, da Daniele Capezzone una roba su questo risuonare della parola fascista che gli è familiare all'interno del Parlamento europeo. Salis, caro Rackete, nelle prime dichiarazioni ufficiali all'interno dell'emiciclo 3-2-1 fascismo. No, ma poi la cosa divertente è stata intervistata dall'ottima Ludovica Ciriello della 7. La cosa più divertente è quel genio di papà Salis, l'ingegnere già liberal conservatore, adesso frato iannizzato, che ieri ha messo la fotina della figlia dicendo: per tutto il resto c'è Mastercard, ma queste cose sono impagabili. Va a vedere sotto quello che gli hanno detto, dice: guarda, l'unica cosa che non fa tua figlia è pagare. Cioè, è come, capito, Roberto Salis difende sua figlia come Parenzo difende Marco Violi, capito? È la botta finale, è il chiodo sulla bara politicamente. Ecco, ma perché questa Rackete e la signora Salis, che peraltro devo dire la verità, ragazzi, ripeto ancora una volta, la signora Carola Rackete deve avere un po' l'idea, cioè il uno quando va in un contesto, ma io dico, non una camicia, una borsetta, ma non puoi andare come la campeggiatrice al Parlamento europeo, anche tu saresti scandalizzato, non lo puoi dire. Ma almeno quella ci va, l'editore di libro no, non Madonna, ci va neanche. Ancora, scusatemi, ma questo è veramente. Ma almeno, cioè, oltre Parenzigno, sei ridotto proprio. Sei veramente a una situazione proprio estrema. Capito? La Rackete nel suo posto di lavoro ci va. Capite cosa vi dico? Non io, mi far dire che va. Poi diventa body shaming. Non posso assolutamente commentare le foto. Tu sai che io, avendo fatto una volta una battuta su un vestito del ministro Bellanova, sono stato oggetto per 3 giorni di una lapide. Quindi, ministro Bellanova, elegantissima. Com'è Carola Rackete? Chiedimi com'era. Te lo chiedo, com'è elegantissima. Carola Rackete, elegantissima, una sfilata. Guarda, ma dai, ragazzi, ma perché evocano il fascismo? Secondo te, perché non c'è null'altro da dire? Perché hanno visto l'inchiesta di Fanpage. Una sola parola da dire, come Parenzo dice, Angelucci, e quelli fascismo. È così, sono un po'. Grazie, stretti. Daniele Capezzone. Ciao. Grazie, a presto. Francesco da Milano, vai Francesco, dimmi. Cazzo, ero in ascolto e volevo insultare quel cazzone di Capezzone, perché è solo una puttana come te, pagato dai poteri forti, bello, alla fine dice sempre quello che il potere vuole. Quando è sento queste cose, fascista infame. Ascolta, infami, quello di un infame, è una merda, infatti solo libero poteva. Ma che fascista? Ma che fascista? Non è fascista per niente. Comunque io chiamavo